Grandi cambiamenti, veloci cambiamenti di fronte, una bella partita. Qui è il Foggia, Baiano da Rambaudi e suo è il tiro che per poco non punisce Mannini. Reagisce la Fiorentina e risponde con questa occasione di Orlando. Poi al 26esimo del primo tempo arriva la rete viola. Mazzigno da Battistuta, Battistuta per la testa di Faccenda e il difensore segna il suo secondo gol di questa stagione. 1-0 per i viola, ancora la Fiorentina avanti, abbiamo visto ancora Mazzigno e il portiere che ha anticipato Battistuta. Sempre la Fiorentina, tutto il primo tempo è stata una partita molto bella, la Fiorentina è arrivata più volte vicino al portiere avversario e all'area. E vediamo, qui siamo al 43esimo, c'è stata questa rete annullata per fuorigioco dall'arbitro Beskin. Il secondo tempo si apre con Mazzigno ancora tiro a volo e poi c'è il momento del Foggia. In 3 minuti, prima pareggia con Petrescu, il terzino romeno, e 3 minuti dopo, al 20esimo, l'altro terzino, Codispoti, sovverte le sorti della partita e porta in vantaggio il Foggia. Baiano viene espulso per doppia ammonizione al 29esimo, c'è da dire che la Fiorentina non riesce ad approfittare di quest'ultimo quarto d'ora ed anzi ancora il Foggia.